Il Cantariello, che è una discarica che fuma. Io abito su di un fiume che fuma, che è il fiume Sarno. E tra questi fiumi e discariche abusive che fumano, tra questo susseguirsi di palazzi, di grigio, di disoccupazione, anche di malessere, di rabbia che cresce, c'è chi prova come qui stasera i giorni democratici a dire la propria, a fare politica, qui come il PD di Casoria, e ci verrò dopo in conclusione, a non arrendersi rispetto agli scempi che si perpetuano, ma a provare a dire la propria, a difendere l'ambiente, gli interessi dei cittadini, il benessere delle persone, che è quello a cui dovrebbe servire la politica. Guardate, per anni ci hanno raccontato, e per questo è molto interessante il titolo dell'iniziativa, che ambiente, legalità e lavoro erano cose che erano in contrapposizione, soprattutto nel Mezzogiorno. Quante volte vi hanno detto, sì vabbè c'è la discarica abusiva, sì vabbè quella fabbrica inquina, sì vabbè quel fiume continua a sporcare, però non ne parliamo troppo perché rischiamo di far perdere lavoro, di far chiudere le fabbriche, di creare problemi di disoccupazione. Quante volte vi hanno detto, ci siamo sentiti dire, sì in quella fabbrica forse c'è la camorra, forse le regole della sicurezza non vengono rispettate, però non denunciamo, stiamo zitti perché possiamo rischiare di far perdere lavoro, di creare disoccupazione. E chi in questi anni ha governato queste terre in disordine ha messo in contrapposizione lavoro, ambiente e legalità per far sì che tutto fosse sempre uguale, per raccontarci una grossa bugia, perché invece ambiente, lavoro e legalità sono tre cose che si tengono insieme e non sono nemiche tra di loro, ma non solo grande comune nemico. Chi specula durante le campagne elettorali, nelle istituzioni, nell'economia, nella politica, per accumulare denaro su denaro e potere su potere e combattere dall'altra parte invece ambiente, legalità, economia e sviluppo. Il bello di questa iniziativa è che si tiene in un periodo di campagna elettorale e non parla della solita campagna elettorale, la contrapposizione tra candidati, la contrapposizione dei partiti, ma parla di temi e parla di un tema molto importante, parla di un tema che noi dovremmo vivere. Guardate, l'Europa nei prossimi anni, nei prossimi 7 anni, ha stabilito un programma obiettivo molto bello, molto ambizioso, molto importante, che è il programma che parla delle smart city, delle città intelligenti. Secondo l'Europa, di qui ai prossimi 7 anni, in tutta Europa, e quindi anche in Campania, e quindi anche a Napoli, e quindi anche a Casoria, noi dovremmo essere in grado di cambiare il volto delle città. Dovremmo parlare di città intelligenti, città che sono a misura d'uomo, che vivono di cultura e di ambiente, che grazie alla cultura e all'ambiente producono sviluppo, economia e occupazione. Città che recuperano i vecchi luoghi, che non costruiscono e deturpano i territori, ma abbattono in molti casi e recuperano in tanti altri. Città a misura d'uomo, a misura di cittadino. Città intelligenti che mettono al centro la possibilità di creare sviluppo tramite l'economia verde. Ci sono paesi nel nord Europa, pensate a Stoltenberg, 60.000 abitanti, che grazie agli investimenti in fondi europei con gli ecoquartieri, ogni anno, oltre a parlare di ambiente e di salute, fanno risparmiare in bolletta le persone 1.200 euro, creano 500 posti di lavoro, utilizzando i fondi europei per riconvertire le abitazioni, per creare la raccolta differenziata, per fare partire il trasporto pubblico. E parlare qui di questo stasera, in contrapposizione al Cantariello, non è utopia, è capire qual è l'obiettivo a cui noi dovremmo tendere, perché la cesura fra un passato sbagliato, che è chi ha messo in contrapposizione legalità, economia, ambiente, sviluppo fra di loro, è proprio quella di guardare un po' più là, di guardare al futuro, di porsi obiettivi ambiziosi e lasciare alle spalle tutto ciò. Chi ci dice che nulla può cambiare? Chi ci dice che bisogna chiudere gli occhi? Vuole riconsegnare questa terra a un passato che fa comodo a chi vuole conservare potere, privilegi, consenso politico, consenso economico. E questo è lo snodo di cui noi dovremmo parlare. Allora io lo so che l'amico, il compagno del Carpo che ha parlato prima è pieno di rabbia, aveva ragione, la capisco. Lo so che il ragazzo che è passato qui prima e ha detto ma state vendendo la trippa, è pieno di rabbia, non ci ascolta più, lo capisco. Ma noi non ci possiamo arrendere, perché se ci arrendiamo, se non andiamo più a votare, se non ci impegniamo, se non siamo qui a discutere, pure dicendoci con durezza, con crudezza la verità, a decidere saranno sempre i soliti pochi. E allora i partiti che stanno qui oggi non vanno più bene, andiamo oltre, cambiamoli, stiamoci dentro, creiamo formazioni alternative, ma non ci rassegniamo al fatto che noi stiamo a casa e pochi decidono, mentre ci fumiamo una sigaretta dall'altra parte o ci rassegniamo a stare seduti. Nessuno, e se non ci rappresenta nessuno, auto-organizziamoci per auto-rappresentare.
aiutarci, perché se non difendiamo noi i nostri interessi, se non stiamo qui in piazza come stasera a farlo, non lo farà nessuno, e se non lo fa nessuno a decidere saranno sempre gli stessi. Allora io concludo dicendo una cosa che non c'entra nulla con l'iniziativa di stasera, ma forse c'entra tanto. Ci si chiedeva chi è il PD di Casoria. Il PD di Casoria è chi sta qui in piazza a parlare di queste cose stasera, è il segretario del PD di Casoria, perché la storia non è scritta sull'acqua, i partiti, le comunità non sono scritte su di una cosa che vola via, sono fatte di sangue, di carne, di esperienza, di vita, e sono fatte soprattutto di proposte e di idee politiche, e c'è chi in questa città con orgoglio difende un simbolo che noi difendiamo con orgoglio, e lo schiera contro chi fa provvedimenti sbagliati e permette il perpetuarsi di uno scempio come il Cantarello, e chi prova a occupare abusivamente quel simbolo per biechi interessi elettorali. Allora, per quanto mi riguarda, il PD è qui stasera e sarà qui fino a quando gli avrà la forza. Io ringrazio chi, nonostante tutto, continua a difendere e a dare dignità a quel simbolo.